Con la consegna degli attestati agli agenti della Polizia Municipale si è concluso oggi al Comando dei Vigili Urbani di Gela il corso di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione professionale sul testo unico ambientale e i relativi controlli. L'intervento formativo è stato tenuto dal tenente Giampiero Chipinti. Soddisfazione è stata manifestata dal sindaco Domenico Messinese e dal neoassessore alla Polizia Municipale Rocco D'Arma. L'incontro è servito anche per la presentazione ufficiale del nuovo componente della Giunta Municipale che nel corso di un confronto ha mostrato grande attenzione alle esigenze del corpo. Il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, ha annunciato altri corsi, due dei quali, per la loro rilevanza, sono stati richiesti al comando di Gela dai comuni di Catania e Agrigento. Una materia ostica, una materia complessa, una materia che però ha una grandissima rilevanza tra vita di tutti i giorni, che sia un corso ambientale che parta sulla tutela del territorio, sulla gestione di quelli che sono i cosiddetti rifiuti di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, approfondendole con tutte le tematiche legali che negli ultimi anni si sono succedute e quindi con una conoscenza proprio in ambito legislativo che oltre a tutte le attività operative per poter contrastare un fenomeno che oggettivamente dà dei problemi a livello territoriale. Fra le altre cose è un corso svolto col personale interno, svolto proprio dagli stessi uomini del comando della Polizia Municipale e che è stato richiesto anche di essere svolto in altri comuni proprio per la completezza e per la qualità del corso in se stesso. Abbiamo avuto modo di toccare con mano le professionalità all'interno del nostro comando di Polizia Municipale che diventano punto di riferimento per quello che è la formazione in tematica ambientale e anche in altre tematiche. Volevo precisare, e lo dico anche con orgoglio, che è stato svolto un ottimo lavoro. Complimenti al comandante della Polizia Municipale in modo particolare e agli istruttori che addirittura ricevono richieste e contatti da comuni limitrofi, tra cui anche Catania per esempio, che prendono come modello appunto questo corso di formazione, questo nuovo modo di fare formazione. E noi proseguiamo il nostro percorso formativo che ormai abbiamo iniziato da diversi anni a questa parte. Devo dire che non solo lo continuiamo, ma addirittura l'abbiamo intensificato, perché normalmente abbiamo fatto un'attività formativa l'anno, quest'anno siamo già arrivati alla seconda e siamo a novembre. E per di più la continueremo nell'ultimo scorcio dell'anno, perché andremo a tenere un corso di formazione a Catania, al comune di Catania, per Catania e provincia. E un altro corso lo terremo ad Agrigento. I punti cardine di questo intervento formativo sono stati sostanzialmente l'aspetto tecnico della materia, per poi passare all'aspetto insomma delle sanzioni, perché io ho sempre ritenuto che se non si comprende bene di cosa si sta parlando, è inutile poi andare ad applicare le sanzioni. E quindi abbiamo parlato un attimino di tutti gli aspetti che riguardano la materia dei rifiuti, dalla loro classificazione al loro modo di gestione, per poi passare a quegli aspetti che sono le sanzioni che sono poi tipiche della Polizia Municipale.